Ciao a tutti ragazzi, sono Erika e oggi farò per voi una tag che mi entusiasma da morire. La tag in questione, come avete potuto leggere anche dal titolo, è The Unpopular Opinion Book Tag, dove praticamente parlerò di libri che sono molto popolari ma che a me non sono piaciuti. Prima di iniziare questo video ci tengo a dire che non ho alcuna intenzione di offendere chiunque abbia apprezzato i libri di cui parlerò o gli aspetti di cui parlerò o i personaggi di cui parlerò e simili. Perché queste sono semplicemente le mie opinioni, quindi se a voi un libro che a me non è piaciuto è piaciuto molto, bene, meglio per voi, ma queste sono semplicemente le mie opinioni, non la smetto di gesticolare, facciamo la tag. 1. Un libro popolare o una serie che a te non è piaciuta? Per questa domanda ho scelto Shatter Me di Tahereh Mafi, ovvero Schegge di me. Ho fatto una recensione molto dettagliata di questo libro che vi lascerò giù nell'info box se siete interessati a vederla. Questo libro non mi è piaciuto, non capisco sinceramente tutta la hype dietro a questo libro, penso che sia molto maschilista, penso che sia un libro veramente, veramente brutto, scritto male, con una brutta trama sviluppata, brutti personaggi, brutti messaggi. Non trovo niente che mi sia piaciuto di questo libro tranne la copertina. Per quanto riguarda invece una serie che a tutti è piaciuta, ma che poi, riflettendoci bene, ho realizzato che non mi è piaciuta tanto quanto la massa. Per me questa serie di cui vi farò vedere adesso il libro, per me è stata ok. Sto parlando della serie di Divergent di Veronica Roth. Io ho letto questo libro un po' di tempo prima che uscisse il film e mi ricordo che mi era piaciuto molto. Divergent è ancora il mio libro preferito della serie, però poi la serie è andata assolutamente calando. Insurgent è un casino pazzesco, Allegiant è un libro che secondo me non ha assolutamente senso. Trovo che questa saga sia stata comunque scritta molto bene, perché a me comunque lo stile di scrittura di Veronica Roth piace molto, però non capisco comunque tutta la hype dietro a questa saga. Per me questa è una saga ok, non è una saga meravigliosa o quant'altro. 2. Un libro popolare o una serie che tutti hanno odiato ma che a te è piaciuta? Io leggo un sacco di opinioni molto miste riguardo alla serie che sto per mostrarvi, che è The Maze Runner, ovvero Il labirinto di James Dashner. Io ho letto questo libro anni e anni e anni prima che uscisse il film e mi era piaciucchiato, insomma un libro da 3 stelline, non bellissimo ma neanche bruttissimo, e i film mi hanno invogliato a leggere anche gli altri. Secondo me il secondo e il terzo libro di questa serie sono molto belli, a me sono piaciuti moltissimo. Poi saranno incasinati, ci saranno delle domande a cui non è stata data risposta, ma a me piace molto l'evoluzione dei personaggi, mi piace molto l'evoluzione del mondo, della storia. Non lo so, cioè questa serie mi è piaciuta molto di più di altre robe come Divergent, se posso permettermi. Anzi sì, mi permetto perché è la mia opinione. Quindi sì, io devo dirvi che a me The Maze Runner è piaciuta moltissimo e anche il film mi è piaciuto molto. E sono molto curiosa di vedere il secondo, nonostante abbia visto il trailer e il secondo mi è sembrato molto diverso rispetto al libro, a me il trailer ispira comunque. Cioè, per farvi capire, non lo so, a me The Maze Runner è proprio un mondo che mi affascina particolarmente, quindi 3. Un triangolo amoroso dove il personaggio principale non è finito con la persona che volevi tu, o una OTP che a te proprio non piace. Non sono riuscita a trovare nessuna OTP che proprio non mi piacesse, perché molte volte lo stile di scrittura dell'autore mi invoglia a shippare i personaggi che vuole che io shippi. Però in particolare c'è un libro che mi è venuto in mente dove c'è un triangolo amoroso e il triangolo amoroso non è finito assolutamente come volevo io. Sto parlando della saga di Beauty o di Brutti di Scott Westerfeld, non capisco perché dovrebbe essere la saga dei brutti, poi c'è scritto Beauty, lasciamo stare. Il personaggio principale di questa serie è Tully Youngblood, che è possibilmente uno dei personaggi più cretini e più inetti di cui sia mai stata scritta una storia. È nel bel mezzo di un triangolo amoroso con due ragazzi. Purtroppo però il triangolo amoroso non finisce come volevo io. È una cosa che mi ha disturbato molto perché secondo me Tully con quel personaggio in particolare che piaceva a me, di cui non vi dico niente perché non voglio spoilerarvi, secondo me lei era migliore con lui, era meno irritante, era più intelligente, era più coraggiosa, comunque aveva uno sprazzo di vitalità che me la faceva apprezzare di più, mentre invece è andata a finire con l'altro cretino che... 4. Un genere popolare che leggi raramente. Diciamo che dei generi popolari io leggo abbastanza, leggo moltissimi fantasy, moltissimi distopici, moltissimi contemporanei. Probabilmente leggo pochissimi thriller e po
pochissimi libri gialli o robe del genere, perché proprio è un genere che non mi entusiasma particolarmente, dipende molto anche da come è scritto e diciamo che generalmente sono altri libri che mi attraggono molto più del genere thriller giallo, quindi quello lì diciamo. 5. Un personaggio popolare amato, ma che a te non piace. Stranamente, i due personaggi che mi sono venuti in mente per questa domanda sono personaggi che in realtà a me piacciono, ma li ho scelti sia perché non mi veniva in mente nient'altro, sia perché a me questi due personaggi non piacciono molto, come, cioè non mi piacciono tanto quanto al resto delle persone. Sto parlando di Clary e Jace dalla saga di The Immortal Instruments di Cassandra Clare. Ora, prima che mi arrivino i pomodori in faccia, dovete sapere che a me piace moltissimo il mondo di Cassandra Clare, probabilmente una delle mie serie preferite in assoluto. E adoro tutti i personaggi, però trovo che Jace e Clary non siano quelli più interessanti. Io penso che Simon e Isabel dovrebbero avere più attenzione, o magari Magnus e Alec. Infatti, mi irrita un po' che tipo tutte le fan art bellissime che io veda siano sulla Clace, o che comunque tutti parlino costantemente di questi due personaggi, perché a me, sinceramente, non mi fanno impazzire come il resto del mondo. Cioè, apprezzo moltissimo la storia e lo sviluppo di entrambi, specialmente quello di Jace in particolare, però non trovo che sia lui il maschio alfa più interessante della storia. Anzi, io preferisco leggere di Simon o di Magnus o di Alec addirittura, piuttosto che leggere di Jace. Stessa cosa per Clary, penso che Clarys abbia comunque. Clarys. Penso che Clary abbia comunque avuto un bellissimo sviluppo, una bellissima crescita durante la storia. Però penso che ci siano personaggi molto più interessanti di lei da analizzare, come ad esempio Isabel. Molto spesso nelle serie io mi attacco ai personaggi secondari a cui non viene mai data abbastanza attenzione. Quindi. Perciò, per esempio, con The Immortal Instruments io non capisco perché tutti siano così focalizzati su Jace e Clary, perché veramente a me Simon sembra un personaggio molto più eclettico e molto più interessante da analizzare rispetto a questi due. 6. Un autore popolare che proprio non riesce a leggere. Ora, per evitare di ripetermi e dire Taere Mafi, ho deciso di optare per Stephen King. Io ho comprato The Dome perché seguivo e seguo ancora il telefilm Under the Dome, che è molto bello, ve lo consiglio, e volevo assolutamente leggere il libro, però ho provato ad iniziarlo più e più volte e lo stile di scrittura di Stephen King non mi prende particolarmente. Lo so che lui è una pietra miliare di questo genere, di questo genere, però trovo il suo stile di scrittura molto pesante, un po' troppo ricco per i miei gusti. A me piacciono molto gli stili di scrittura ricchi, però non troppo, cioè non così ricchi da risultare pesanti. Quindi ho fatto molta fatica a leggere anche solo pochi capitoli di questo libro. Non so mai se lo finirò, però assolutamente voglio dargli un'altra possibilità perché comunque Stephen King è un autore che piace veramente a tantissime persone, quindi vorrei giudicarlo una volta terminato un suo libro e non dopo averne lette, insomma, dopo aver letto 10 pagine. Però, non 10 pagine, diciamo 202 pagine. Però comunque faccio molta fatica a leggerlo e ho scelto lui. 7. Un cliché popolare che sei stanco di leggere. Io che leggo moltissimi young adult, sono molto familiare con i cliché, perché molte volte ne abbiamo tantissimi riproposti in tutte le salse. Però sono comunque dell'idea che se un autore ripropone un cliché, ma lo sa riproporre in maniera ponderata, in maniera interessante e intensa, alla fine quel cliché riesce ad essere apprezzato in qualche modo. Per esempio, io sono molto stanca dei triangoli amorosi, perché sinceramente mi hanno veramente rotto le scatole. Però, se mi vengono proposti, come me l'ha proposto Cassandra Clare nelle origini di Shadowhunters, allora ben venga, lo apprezzo tantissimo perché proprio me l'ha fatto sentire molto 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 bene e a me è piaciuto veramente tantissimo. Però, se c'è un cliché che io odio e non sopporto, non importa come mi venga proposto, è quello della ragazza bella, che però non pensa di essere bella. Allora, io penso che ognuno di noi abbia comunque una minima concezione del nostro corpo, ok? Poi ci sta avere delle insicurezze, perché alla fine nessuno è perfetto, nessuno lo deve essere, però una persona alla fine può apprezzarsi, sa apprezzarsi, non è che abbiamo tutti gli specchi di legno e quindi non ci vediamo, però ovviamente le protagoniste degli young adult, la maggior parte delle volte, sono delle gran fighe, però loro
pensano di essere dei parafanghi. È una cosa che io sinceramente detesto, perché se tu sei alta, magra, con le curve, con un viso bellissimo, di una bellezza eterea, magari che ne so, con un colore di occhi veramente particolare, con un bellissimo naso, bellissimi denti, bellissime labbra, e poi anche il coraggio di definirti cessa, questo è proprio un cliché che io non sopporto, cioè proprio veramente una... No, 8. Una serie popolare per cui non hai alcun interesse di leggere. Allora, ci sono due serie in particolare che mi vengono consigliate costantemente, ma che io non ho alcun interesse di leggere, proprio zero, zero, caput, pam, pam, no. Le serie in questione di cui non posso mostrarvi i libri perché non li possiedo sono The Selection di Kyra Kass e Obsidian di Jennifer L. Armentrout. Ho provato a leggere qualche pagina su internet delle anteprime di Goodreads o di Amazon e quei libri mi hanno veramente... Non lo so, io non voglio offendere nessuno che li abbia letti, ma a me lo stile di scrittura di entrambi mi è sembrato veramente molto ridicolo. Quindi, no, la trama di entrambi non mi ispira, tanto per partire. La protagonista di entrambi... Non, no, 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 proprio America Singer, come fai a chiamare un personaggio America Singer? Che poi tra l'altro fa la cantante. Vabbè, io adesso non voglio entrare troppo nel dettaglio perché non vorrei rischiare di offendere nessuno di voi, però veramente io queste due serie non le voglio leggere, non le leggerò mai, mai, mai e poi mai. Se mi regalassi i libri, probabilmente ci farei un falò, ci cucinerei una bella porchetta. Perché veramente non ho alcuna intenzione di leggerli, ho provato a leggere qualche pagina e mi hanno assolutamente schifato, quindi nope, 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 nope. Infine, 9. Si dice che il libro sia sempre meglio del film, ma quale film o serie televisiva tratta da un libro preferisci più che il libro? Allora, io solitamente preferisco sempre di più il libro al film, perché ci sono un sacco di cose che durante la trasposizione tra l'uno e l'altro si vanno a perdere. Però, se c'è una serie di libri che io ho provato a leggere, ma poi mi sono interrotta perché proprio mi sembrava veramente pesante, e della quale ho preferito i film, è la saga del Signore degli Anelli di Tolkien. Allora, premettendo, a me i film del Signore degli Anelli piacciono veramente tantissimo. Io ho letto il primo libro del Signore degli Anelli, gli altri non li ho letti perché ho fatto una gran fatica a leggere il primo. So che comunque è una serie che piace a tantissime persone, che probabilmente dovrei provare a dargli un'altra possibilità. Però per me lo stile di scrittura di Tolkien è molto noioso. Lo so, crocifiggetemi, ma io non riesco a leggerlo. Faccio tantissima fatica perché è uno stile molto lento, molto pesante. Leggere un libro di Tolkien è un po' come, almeno per me, è un po' come camminare nelle sabbie mobili. Mi sento sempre molto... perché io proprio faccio una gran fatica ad andare avanti. Invece i film, nonostante siano lunghi, eterni, 16 miliardi di ore, li trovo veramente fatti bene, proprio mi hanno fatto appassionare alla storia. Comunque scivolano molto più velocemente rispetto al libro, come è giusto che un film sia comunque alla fine, pensandoci un attimo. Però sì, Il Signore degli Anelli, nonostante io non abbia letto tutti i libri, ma solo il primo, posso dire che preferisco i film al libro. Stessa cosa per L'Hobbit. L'Hobbit l'ho letto, mi è piaciuto tantissimo, da morire, l'ho trovato molto più scorrevole rispetto a Il Signore degli Anelli, stavo per dire orgoglio e pregiudizio, non andate a capire perché, ma comunque sì, preferisco i film, perché nei film vedo comunque uno spaccato maggiore della vita dei personaggi, perché alla fine Tolkien nello Hobbit non ha descritto particolarmente le emozioni dei personaggi, se non magari in maniera molto ristretta quelle di Bilbo. Quindi a me, che personalmente mi piacciono di più personaggi come Thorin o Fili e Kili e così via, poterli vedere nel film e avere comunque uno spazio dedicato a loro maggiore rispetto a quello che hanno avuto nel libro mi è piaciuto tantissimo. Quindi anche per quanto riguarda l'Hobbit, il film mi è piaciuto di più. Per quanto possa sembrare incredibile. Bene, questa era The Unpopular Opinion Book Tag, spero vi sia piaciuta. Io taggo a fare questa tag Frenny di Frenny in the Pages e Jess di Books and Muffins, perché sono veramente curiosa di sapere cosa tireranno fuori. E noi ci vediamo nel prossimo video.